Il Premier ha deciso di farsi un giro con noi per le periferie di Milano, per stare finalmente in mezzo al suo popolo. Ma i cittadini saranno contenti? Se lei incontra Renzi al mercato, cosa gli dice? Lo sputo in faccia. Non sei capace di governare l'Italia. Arrivato lei, ho aumentato tutto per comprare il tuo aereo privato. Caro Matteo, qui la situazione va male, è pessima. Bisogna fare qualcosa per forza, non balle, le balle che continua a raccontare. Qui, venga, stia qui sino alla fine del mercato, così vede, aiuta le signore vecchiette e non solo a raccogliere la frutta che viene scartata. Stia qui, mi raccomando, perché io verrò a vedere se è qua. Se si trovasse Renzi al mercato. Se non lo credo neanche, perché prima di tutto questo non viene qui al mercato. Ma come è arrivato oggi? Sì, vabbè. Vai a casa. Cosa stai a fare qua? Continua così. Continua a continuare così perché è una persona che mi piace. Sono contento. È una bella persona, brillante, seria e sincera. Ciao Renzi, come è il cognome? Come si chiama? Renzi è il cognome. E l'altro? Matteo. Matteo, minchia, è grave. Ciao Matteo, vai bene così, dai. No, volevo mettere questo che era una cosa più reale. Ma dove? Mettiamo al naso, diciamo. Però avrei voglia di metterlo da qualche altra parte. Sei una persona insulsa. Non so, qua non riesco a metterglielo. Ma è rimasto ancora intatto qua, non c'è ancora nessuno che la... Cerca di sistemare a chi prende la pensione da morte di fame. Cercate di abbassare un po' le tasse, che sono troppe, che qua la gente muore di fame. Ma ha risposto? Non lo so se mi ha risposto o no. Ci ho mandato a quel diavolo. Lo dice lui. E sono innamorata di lei, dottore. Perché? È perché è tanto bravo. Le piace o non le piace sto Renzi? Mi piace, mi piace. È un monellaccio, io la prima volta che l'ho visto mi sono innamorata. Ah! Ma proprio chi? Ma per l'amor di Dio! Ma Matteo, vergognati! Perché? Perché ha rovinato l'Italia! Io vivo di pensione, non vado a rubare e non vado in giro con l'aereo. Con l'affetto e l'amicizia di sempre. C'ha Piltran. La testa c***o. Ecco, posso dirlo? E lui va in giro a fa... con l'aereo privato e smargiassa chi? E allora Matteo, muoviti, anche perché l'altro Matteo è terribile, eh? Matteo, vai a casa, vai a dormire. Io prendo proprio schiaffi, lo prenderei io. Dai, o meno lo prendo a cazzotti, così lo prendo, perché è un disgraziato questo. E il nostro esperimento inizia a creare dibattito tra fan e oppositori. È Mr. Bean, cioè... Ma cosa sta facendo per i nostri giovani, signora? Dai! Renzi, sono soddisfatta, pian pianino, è logico che tante cose non si possono realizzare, però pian pianino bisogna avere fiducia in una persona giovane che è pulita e cerca di tutti gli errori che hanno fatto in passato di risolverli. Però... Quindi Matteo? Matteo, vai avanti. Renzi è un bel plastico. Guarda a te che ce l'ha. Ce l'ha. E allora cosa facciamo? Cosa vorrebbe dire Renzi lei? Nel mio caseggiato c'è un gradino come si entra, troppo alto, e noi anziani non ce la facciamo più. Il resto va tutto bene? Sì, dai, sì, con lui sì, sì. Con Matteo, cerca di darci una mano a noi pensionati che ora, eh? Matteo, non illudere la gente che tanto stiamo andando male e non cambiare le carte in tavola. Tu, per favore, fai la persona seria.